Dolore e commozione a Pedalino per la morte di Nunzio Di Chiara, l'anziano pensionato da Olti ucciso da un'auto alle porte di Gela. In passato aveva gestito l'azienda agricola familiare. Nella lotta al contrasto alla droga scoglitti i carabinieri arrestano un algerino di 50 anni, sorpreso, mentre cedeva dei grammi di hash ad un 44enne del posto. Il consiglio comunale dell'Altasera è stato un teatro dell'assurdo, così il consigliere di maggioranza Salvo Sallemi, molto critico per l'abbandono dell'aula da parte dei grillini. L'onorevole Giorgio Assenza annuncia un disegno di legge per valorizzare i centri storici dei paesi siciliani. Si tratta, dice, di immobili abbandonati che privati terzi potrebbero ristrutturare. Un albero d'alloro in memoria di Tonino Sanzona presso il cappellino di Vittoria e cerimonia di piantumazione per ricordare il delegato del WWF recentemente scomparso. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Avete sentito dai titoli, dolore e commozione sono a Pedalino al momento, in queste ore i sentimenti più diffusi per la scomparsa, la morte di Nunzio Di Chiara, pensionato di 76 anni, travolto e ucciso a Gela alle porte dell'abitato da un'auto lungo la statale 115, conosciuto da tutti nella piccola frazione comisana per aver in passato gestito l'azienda familiare, un'azienda agricola. Si era fermato col suo furgone in un piazzale all'ingresso dell'abitato di Gela sulla statale 115 ed era sceso forse per andare verso il bar tabacchi di fronte. Un'auto che era sopraggiunta all'improvviso lo ha però travolto e ucciso scaraventandolo sulla carreggiata opposta. È morto così Nunzio Di Chiara, pensionato di 76 anni di Pedalino, che si apprestava a rientrare a casa dopo essere stato appunto nella città nissena. La notizia della sua morte ha naturalmente sconvolto tutta la comunità della frazione, visto che Di Chiara era molto conosciuto per aver gestito fino a qualche anno fa l'azienda agricola di famiglia. L'automobilista che lo ha investito e ucciso non si sarebbe fermato subito dopo l'impatto, ma poi è tornato indietro. Non è un gelese, ma adesso rischia comunque l'incriminazione per omicidio stradale. Il corpo del pensionato è ancora all'obitorio di Gela a disposizione del magistrato, che dovrà decidere se effettuare l'autopsia o riconsegnarlo ai familiari dopo l'esame autoptico. In collaborazione con il personale sanitario dell'ospedale Cuzzardi di Vittoria, ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un'operazione curiosa, cioè, ovvero il trasferimento di un paziente sovrappeso. Serviva un mezzo idoneo appunto per il trasporto. Nella mattinata di ieri, personale del comando dei vigili del fuoco di Ragusa è intervenuto presso l'ospedale Cuzzardi a Vittoria per il trasferimento di una paziente. La direzione sanitaria e amministrativa degli ospedali riuniti di Vittorio Comiso, trovandosi nella difficoltà di reperire con tempestività un mezzo idoneo per il trasporto a modico di una paziente sovrappeso, ha chiesto la collaborazione appunto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per effettuare il trasporto. E dunque, preso atto di quanto rappresentato dai sanitari, il personale dei Vigili del Fuoco si è immediatamente adoperato per rendere idoneo al trasporto un proprio automezzo. È stato quindi realizzato un impianto di illuminazione, un piano inclinato per porre il letto sul pianale e punti di ancoraggio per garantire vincoli sicuri durante il trasporto. Poi, con a bordo un infermiere e un medico anestesista, la paziente è giunta all'ospedale di Modica per ricevere le cure del caso. Una fuitina a lieto fine, la Polizia di Stato ha ritrovato infatti una minore tedesca scomparsa riconsegnandola ai genitori vittoriesi giunti dalla Germania. La ragazzina che era fuggita con un tunisino di 21 anni, richiedente asilo politico proprio in Germania e poi rifugiandosi appunto dai genitori di lui nelle campagne di Vittoria, disperati per la scomparsa della figlia, avevano chiesto aiuto su Facebook a tutti gli amici della ragazzina ottenendo utili informazioni e quindi poi informazioni che sono state utili a ritrovare i due. I carabinieri hanno arrestato e scoglitto un algerino di 50 anni con precedenti penali. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva un grammo di hash ad un 44enne del posto. Nel corso di servizi mirati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani e nei luoghi di maggiore ritrovo, a scoglitti i carabinieri hanno arrestato un algerino di 50 anni con precedenti penali, Rabab Entarzi, sorpreso a cedere in via Rizzo due dosi di hash di quasi un grammo ad un 44enne del posto. L'immediata perquisizione personale dei militari ha permesso di rinvenire anche 125 euro in contanti, ritenuti provento dallo spaccio.
La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito di recuperare un altro cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, opportunatamente nascosta, quasi 10 grammi, scoperti infatti nel contatore della corrente elettrica, mentre un panetto di 97 grammi è stato rinvenuto in un intercapedine del muro perimetrale dell'immobile. La droga e il denaro sono stati quindi sequestrati. È scattato così l'arresto in flagranza per il reato per il maghrebino che, dopo essere stato condotto in caserma, ed è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. Giudiziaria, un anno e 20 mesi, 20.000 euro di ammenda ciascuno, oltre alla confisca della struttura. La richiesta alla Procura di Caltagirone nel processo con rita abbreviata ad un dirigente della regione siciliana e tre imprenditori accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi, incontrata da Sughero Torto, del MUOS, il famoso sistema di telecomunicazioni militare americano. Imputati sono l'ex dirigente dell'assessorato all'ambiente Giovanni Arnone, il presidente della Gemmo S.p.A. Mauro Gemmo e i titolari di due imprese di subappalti. Un consiglio comunale dall'altra sera che è stato un teatro dell'assurdo. Si esprime così il consigliere comunale di maggioranza Salvo Sallemi, che ha aspramente contestato in particolare l'uscita dall'aula dei grillini in quanto la seduta non era in diretta streaming. Il Consiglio Comunale di ieri a Vittoria è stato un teatro dell'assurdo, è quanto afferma il consigliere di maggioranza Salvo Sallemi durante il dibattito sulla definizione agevolata dei tributi richiesta all'unanimità da tutti i gruppi consiliari. Pensavamo che si trattasse di incombenze personali quando abbiamo visto i grillini uscire dall'aula, dice Sallemi. Invece il consigliere Re, unico baluardo della sgangherata zattera grillina, ha annunciato che la collega argentina aveva abbandonato l'aula perché la seduta non era in diretta streaming. Quindi ciò che conta per questi signori, rimarca Sallemi, non è il dibattito, il rispetto dei colleghi che rimangono in aula, ma ciò che conta è la loro esclusiva visibilità camuffata da fantomatica trasparenza. In consiglio comunale, continua ancora Sallemi, ricopriamo un ruolo pubblico. Non siamo quindi in un bol grillino dove si può fare dire ciò che si vuole a discapito della verità che spesso purtroppo viene traviata e distorta. Siamo invece nel pieno della scorrettezza politica e istituzionale, ma sono certo che la gente di buon senso saprà valutare bene certi atteggiamenti. In quanto poi dichiarato da PD e Nuove Idee sulla inattività dell'amministrazione su due punti all'ordine del giorno, ossia proroga e definizione dei tributi e piattaforma sugli interventi per l'agricoltura, l'esponente di maggioranza ha dichiarato che evidentemente hanno partecipato ad una seduta diversa. Non solo il vice sindaco ha dichiarato la predisposizione di un nuovo bando per la definizione agevolata dei tributi, visto che non era più possibile procedere a una proroga, ma ha anche spiegato e relazionato l'attività dell'ufficio e quindi del suo assessorato in merito alla complicata situazione della riscossione. Un disegno di legge da presentare all'ARS per rilanciare i centri storici, lo ha annunciato l'onorevole Giorgio Assenza, per valorizzare, dice, il patrimonio immobiliare dei nuclei dei paesi siciliani, alcuni nuclei, alcune strutture che sono praticamente abbandonate al degrado. Il futuro di ogni centro storico è il futuro dell'intera sua città. L'onorevole Giorgio Assenza cita il noto urbanista Gianni Porcellotti per annunciare la presentazione di disegno di legge volto proprio alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dei nuclei dei paesi siciliani. E così come già avviene nell'Agrigentino, a Cianciani e Aragona, dove si è seguito l'input dato all'attuale assessore Sgarbi quando questa era sindaca a Salemi, i municipi, dice ancora Assenza, censiranno il patrimonio immobiliare inagibile e lo acquisiranno nel caso i legittimi proprietari non possano o non intendano ristrutturare per cederlo a privati terzi, i quali provvederanno entro tempi contingentati alla messa in sicurezza e al loro ripristino. Edifici diroccati, pericolanti o comunque inagibili, spiega il deputato Comisano, si trasformeranno in breve, rivalutando insieme con se stessi il contesto paesistico ambientale, i motori di sviluppo economico locale, grazie appunto al ripopolamento dei centri. Quindi il turismo di relazione, conclude Assenza, verrà rilanciato e con esso l'economia dei nostri comuni, che verranno a riprendere fiato alcuni comparti essenziali, quali edilizia, artigianato e commercio. Sono stati ultimati a Roma i lavori della commissione d'inchiesta sulla violenza di genere e i femminicidi, lo ha comunicato la senatrice Venera Padua, componente della stessa commissione, che sottolinea però la carenza di magistrati specializzati in alcuni tribunali del paese. È stato un lavoro proficuo da cui emerge che, se da una parte il nostro paese combatte con forza la violenza di genere e il fenomeno dei femminicidi, dall'altro c'è molto da fare, sia dal punto di vista strettamente giudiziario che in tema di prevenzione. Lo ha dichiarato la senatrice del PD Venera Padua, componente della commissione d'inchiesta appunto su femminicidi e violenza di genere, commissione che ha terminato martedì i propri lavori con l'approvazione di una relazione conclusiva che ha ricevuto unanime consenso dei commissari.
Un lavoro piuttosto intenso, ha rimarcato la Padua, sebbene il tempo a disposizione non sia stato molto e nonostante ciò, anche grazie alle moltissime audizioni svolte, siamo riusciti ad entrare pienamente nel vivo della tematica e dai nostri approfondimenti è emersa la presenza di elementi positivi, come il crescente numero di procedimenti penali che riguardano le forme di violenza sulle donne e negativi, quali la presenza di pochi magistrati specializzati presso alcuni tribunali del nostro paese. Il lavoro svolto, tuttavia, rimarca ancora la Padua, servirà sicuramente al prossimo Parlamento e al futuro esecutivo come base per strutturare politiche di contrasto alla violenza di genere ancora più incisive. A Ragusa, disagi e disservizi in via odierna. Allora la consigliera del Movimento Insieme, Elisa Marino, parla di rifacimento di una strada che doveva avere una ricaduta positiva per i cittadini. Invece le caditoie sono state otturate, alcuni bassi sono allagati dopo le recenti piogge, dunque la solita approssimazione di questa giunta grillina. Ma per fortuna, dice ancora la Marina, ormai c'è solo qualche settimana da attendere prima che le stanze dei bottoni, si riferisce ovviamente alle elezioni, possano essere liberate da questi amministratori inadatti a ricoprire tale ruolo. Studenti, docenti, ambientalisti insieme per ricordare a Vittoria la figura di Tonino Sansone, delegato territoriale del WWF Sicilia, recentemente scomparso, e alla sua memoria, presso Cappellini, è stato piantumato un albero di alloro. È stato un grande attestato di affetto e stima quello che le scuole di Vittoria e il WWF hanno voluto tributare il ricordo di Tonino Sansone, delegato territoriale dell'associazione ambientalista venuto a mancare lo scorso 3 gennaio. Il rappresentante e gli istituti di molte scuole di Vittoria si sono quindi riuniti presso Cappellini per ricordare il suo impegno nel promuovere i temi dell'educazione all'ambiente e la tutela della natura, oltre alla sua instancabile volontà di coinvolgere e conquistare queste tematiche ragazzi e giovani. Su tutta la dirigente scolastica del San Biagio, Antonia Maria Vaccarello, che ha sottolineato il grande impegno di Sansone proprio nell'educazione ambientale rivolta alle scuole, con una numerosa quantità di iniziative rivolte ai bambini che hanno dato risultati notevoli soprattutto nell'affinamento delle sensibilità per il rispetto della natura. E gli alunni del tempo prolungato hanno quindi letto alcuni brani tratti dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e anche proiettato un breve filmato con le immagini e le principali attività scolastiche che hanno visto il WWF protagonista. Infine, un albero di alloro è stato piantumato nell'aula della scuola con una targa dedicata proprio a Sansone che vede insieme WWF e le scuole cittadine. Anche quest'anno il Comune di Ragusa non celebrerà il giorno del ricordo per l'associazione Ragusa in Movimento, purtroppo non sono servite le recenti sollecitazioni del passato, eppure stavolta il 10 febbraio passerà in un silenzio assordante. Questa parte di storie che arriscono da Ragusa in Movimento è tuttora negata in parecchi libri, speravamo che almeno quest'anno l'amministrazione della città tenesse un atteggiamento diverso. Il calcio, ieri turno infrasettimanale in eccellenza ma anche in promozione, Città di Massina inasterrabile, colpaccio a Paternò della capolista e Biancavilla sempre a distanza, ennesima sconfitta invece per il Ragusa. In eccellenza nessuno quasi riesce a fermare la marcia al Città di Messina, ieri nel turno infrasettimanale neanche un ottimo Paternò. La capolista infatti ha vinto col minimo sforzo, gol di Lo Giudice a metà ripresa, mantenendo inalterato il distacco di 6 punti dal Biancavilla. Ieri vittoriosa Caltagirone 2-1, ma quanta fatica con il gol segnato appunto al 96esimo. Un successo in rimonta dopo il gol di Floridie e quello decisivo poi del solito Rands che ha mandato in paradiso la vice capolista. Il solito Ragusa invece senza verve né solidità finisce travolto dal Camaro 3-0, punteggio maturato tutto nel primo tempo, gli ospiti poi alla ripresa hanno preferito non infierire amministrando il cospicuo vantaggio. Relegato ormai da tempo in fondo alla classifica, la squadra di Raciti sembra incapace di dare del filo da torcia ad ogni avversario che va praticamente a nozze non trovando adeguata resistenza. E in fondo ci sono anche concorrenti in lotta per la salvezza che fanno punti, come il Real Aci vittorioso 2-1 sul Pistonina. Poi il Giarre che ritrovi 3 punti in casa battendo l'Avola 3-1, mentre San Pio X e Scordia non si fanno male, finisce 1-1 e il Sant'Agata si diverte 8-0 contro un Atletico Catania ormai allo sbando. Si è giocato come detto anche in promozione, la capolista Marina di Ragusa ha fatto 0-0 a Lico di Obè contro lo Sporting, ne ha approfittato il Mister Bianco per rosicchiare 2 punti, Mister Bianco che ha battuto l'Erghe 2-1, mentre il Santa Croce nel derby col Modica ha vinto di goleada 4-1. Si sono conclusi a Vittoria al Parco di Sara San Bartolo i giochi studenteschi di Campestre, in evidenza il fondista modicano Carmelo Cannizzaro e il ragusano Vincenzo Neaccarino.
Con la finale provinciale disputata come da tradizione al Parco di Serra San Bartolo, si sono conclusi i giochi studenteschi di corsa campestre, uno a due giorni di vibrante sanagonismo con diverse scolaresche della provincia che si sono date battaglia sul classico tracciato in eventi del genere, che ha visto anche una notevole partecipazione di addetti ai lavori e genitori dei ragazzi. Organizzazione come sempre perfetta, grazie alla coordinatrice del MIUR, Franca Almanza, in collaborazione col delegato allo sport Stefano Frasca. Individualmente si è visto in ottima forma l'azzurrino Carmelo Cannizzaro della Ranking Modica, che ha corso per l'Istituto Verga, il quale ha vinto il titolo allievi, qualificandosi per la finale regionale. Ottima prova anche per Martina Assenza, il Galileo Campailla di Modica, fondista modicana reduce dal successo sui 10 km alla Coppa Sant'Agata, mentre tra i cadetti in evidenza Vincenzo Naccarino della Quasimodo Ragusa e tra le cadette Sofia Licita della Crispi. A Cate, infine, con la scuola Capitano Puglisi, che ha messo in evidenza l'ottima prova di Gemma di Raimondo. Ci possiamo fermare, breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Dolore e commozione a Pedalino per la morte di Nunzio Di Chiara, l'anziano pensionato da Olti ucciso da un'auto alle porte di Gela. In passato aveva gestito l'azienda agricola familiare. Si era fermato col furgone in una piazzola all'ingresso di Gela sulla statale 115, un'auto che sopraggiungeva lo ha investito e ucciso. Fino a qualche anno fa l'uomo gestiva appunto un'azienda agricola di famiglia nella frazione. Nella lotta al contrasto alla droga scogliti i carabini arrestano un algerino di 50 anni, sorpreso, mentre cedeva dei grammi di hash ad un 44enne del posto. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 125 euro in contanti presso la sua abitazione. Inoltre, i militari hanno rinvenuto altri grammi di droga, in parte nascosto, all'interno del contatore dell'energia elettrica. Il Consiglio Comunale dell'Alta Sera è stato un teatro dell'assurdo, così il consigliere di maggioranza Salvo Sallemi, molto critico per l'abbandono dell'AVA da parte dei grillini. Pensavamo si trattasse di incombenze personali, dice Sallemi, invece erano uscite perché la seduta non era in diretta streaming, quindi per questi signori non conta il dibattito, ma solo la loro esclusiva visibilità. L'onorevole Giorgio Assenza annuncia un disegno di legge per valorizzare i centri storici dei paesi siciliani. Si tratta, dice, di immobili abbandonati che privati terzi potrebbero ristrutturare. Così come avviene all'Agrigentino, spiega Assenza, i municipi censiranno il patrimonio immobiliare che i proprietari non riescono a riqualificare. Verrà quindi ceduto a privati terzi che dovranno metterlo in sicurezza e ristrutturarli. Un albero d'alloro in memoria di Tonino Sanzone al presso cappellini di Vittoria e cerimonia di piantumazione per ricordare il delegato del WWF recentemente scomparso. Un grande attestato di stima e affetto per ricordare Sanzone che con impegno non indifferente aveva sposato la causa ambientalista portandola anche all'interno delle scuole cittadine e dalle quali ha in questi giorni ricevuto questo omaggio. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.